Un mistero girava in rete nelle scorse settimane. Si trattava di uno screenshot tratto da Google Earth, precisamente al lago di Harriet di Minneapolis. Questo screen aveva rivelato l'apparente presenza di un aereo di linea nel fondale, facendo credere che nelle acque del lago fosse precipitato un velivolo. Le indagini partirono da parte delle autorità, mentre si stavano già diffondendo ipotesi complottiste. Un incidente aereo rimasto segreto per anni? No, a dir la verità. I tecnici di Google sono intervenuti il prima possibile per cercare di spiegare l'accaduto. Spiegarono che può capitare, nelle foto satellitari, che degli oggetti finiscano nell'obiettivo e che vengano quindi riprodotti. L'aereo, dunque, si trovava a passare di lì casualmente quando la foto è stata scattata. Sul fondo del lago non c'è nessun aereo, quindi. Naturalmente, la spiegazione fornita da Google non ha convinto alcuni teorici dei complotti, che ancora adesso continuano a cercare il misterioso aeroplano nelle acque del lago. E voi, cosa ne pensate? Credete alla spiegazione data? Comunque sia, la cosa rimane comunque inquietante. E mi raccomando, scrivete nei commenti cosa ne pensate.